Ciao amici, ecco le tecnologie antiche che la scienza non sa spiegare. In Perù, a 20 km a sud-ovest della città di Cajamarca, si trova uno dei siti archeologici più affascinanti del mondo e una delle prime realizzazioni tecnologiche dell'umanità primitiva. Si tratta dell'acquedotto di Cumbemayo, sistemato a 3500 metri di quota in una regione vulcanica. Più di 3000 anni fa, molto prima dell'apparizione degli Inca, viveva una comunità discreta e geniale. Questa società primitiva viveva delle produzioni della terra, ma la siccità ricorrente che colpiva il paese nuoceva molto alle attività agricole. Gli abitanti della regione ebbero allora l'idea di progettare uno dei primi sistemi idraulici del mondo. Intrapresero questo progetto con mezzi modesti, aiutandosi con rocce vulcaniche. Così scavarono un acquedotto lungo di oltre 9 km. Quest'opera era destinata a deviare l'acqua delle colline e a indirizzarla fino alle terre seminative, e ciò fu un successo enorme. Siccome questi popoli erano intrisi di religione, non si sono accontentati nel fare una costruzione puramente utile. Hanno anche allestito delle scale che portano a un altare di cerimonia e hanno inciso dei disegni complessi ed enigmatici sulle rocce vulcaniche. Questi disegni, come l'acquedotto, esistono ancora al giorno d'oggi. Sono studiati dagli archeologi, ma queste figure, questi simboli, non sono ancora risolti. Tuttavia, l'acquedotto di Cumbemayo rimane una meraviglia concreta ed evidente del genio pratico dell'umanità primitiva. Il Jainismo è una religione abbastanza simile al buddismo e che viene praticata da una minoranza di indiani. Questa forma di spiritualità è nata nel X secolo a.C. e si è protratta fino al giorno d'oggi. Nel 400 circa il Jainismo si è mostrato con concezioni artistiche formidabili. Negli stati del Rajasthan e del Gujarat in India si trovano delle sculture monumentali che possono misurare 17 metri di altezza e delle grotte che racchiudono una trentina di templi. Ciò che meraviglia di più sono le dimensioni degli idoli, scolpiti con la stessa roccia e che rappresentano le divinità tradizionali della religione. La maggior parte tra loro sono state costruite sotto il regno di un re generoso e di suo figlio che gli è succeduto nel 400, ma nel 500 un imperatore potente ha ordinato la loro distruzione. Per fortuna queste statue giganti non hanno subito danni irreparabili, tuttavia la comunità jaiana ha saputo riparare le perdite. Al giorno d'oggi il sito è protetto e i turisti possono ammirare queste divinità prodigiose. Hai già sentito parlare della misteriosa storia dell'uccello di Saqqara? È uno degli oggetti più enigmatici che abbiano potuto scoprire gli scienziati. Nel 1898 il dottor Khalil Messia, un archeologo egiziano, intraprendeva uno scavo in una sepoltura a Sappo. Scoprì per caso una statuina di uccello di cui la forma era curiosa. Si trattava quasi in tutto e per tutto di un uccello, ad eccezione delle ali, che sono quelle di un aereo a reazione moderno. Queste ali sono costituite da un solo pezzo di legno, spesso in mezzo e sottile alle estremità. Il bordo delle ali è molto moderato. Questi dettagli significativi lasciano pensare che più di 2000 anni fa gli egiziani possedessero alcune conoscenze avanzate in materia di aerodinamica. Ecco perché un oggetto tale ha sconcertato gli egittologi, dando luogo a molte interpretazioni e controversie. Tra l'altro, è stato dimostrato che questo oggetto potesse volare per alcuni metri quando veniva proiettato manualmente in aria. Forse questo uccello non era altro che il modello pre-progettato di una grande macchina che avranno progettato appunto gli ingegneri dell'epoca. Le opinioni scientifiche si dividono. Gli uni sostengono che la somiglianza di questo uccello con un aereo sia puramente fortuita. Gli altri immaginano che il genio egiziano fosse tecnologicamente più avanzato di quanto si voglia credere. Nel 1912, in una biblioteca del comune di Frascati in Italia, un antiquario polacco, Wilfred Wojnicz, ha messo le mani per caso su un libro strano e unico al mondo. È un manoscritto in pergamena contenente almeno 200 pagine. Tuttavia, il linguaggio utilizzato in questo libro, il suo genere, il suo autore e il suo contenuto rimangono perfettamente sconosciuti ad oggi. L'unica cosa dimostrata è quella che l'opera sia stata scritta nel 400. Questo manoscritto, al quale l'antiquario polacco ha dato il suo nome, è un susseguirsi di punti interrogativi che non saranno probabilmente mai dissipati. Nonostante gli sforzi continui dei crittografi più esperti, non si è nemmeno potuto sapere se questo libro fosse un trattato di alchimia, un trattato di medicina dalle piante, un'opera occulta o semplicemente una specie di grossa presa in giro. Il linguaggio del manoscritto di Wojnicz obbedisce un sistema in codice, ma nessuno specialista ha potuto decifrarlo. Tutti i linguisti che vi lavorano su finiscono per abbandonare, concludendo che si tratti sicuramente di un'impostura. Tutte le interpretazioni sono circolate da quelle più razionali fino a quelle più stravaganti. Per esempio, si è persino sospettato l'antiquario Wojnicz di averlo fabbricato, cosa che è sicuramente falsa. Ad oggi il senso di questo tenebroso manoscritto non è stato ancora svelato, forse lo sarà un giorno. In più paesi europei, dei privati e dei ricercatori hanno scoperto più oggetti simili gli uni dagli altri che vengono chiamati dodecaedri. Sono di origine romana e la loro costruzione risale probabilmente ai primi secoli dell'era cristiana. Questi dodecaedri romani sono oggetto di forma geometrica, sono o di bronzo o di pietra e possiedono 12 facce, ognuna è forata con un foro circolare. Cosa possono servire questi oggetti diffusi in Italia, Francia, Germania, Ungheria e Inghilterra? Nessun documento consente di saperlo. Questo mistero ha dato corso a molte speculazioni. Si è pensato che si trattasse
trattasse di uno strumento di astronomia, di un candelabro, di un elemento di gioco di società, di un oggetto decorativo o di una reliquia religiosa. Attualmente nessuna di queste ipotesi è plausibile, l'una più delle altre. L'inventore cinese Zhang Heng era un uomo geniale affermato. Nato nel 78, quest'uomo era matematico, astronomo, geografo, uomo di stato, ma anche poeta e specialista della letteratura cinese. Ma se è famoso al giorno d'oggi è per un'invenzione coraggiosa di cui ha avuto l'idea. Voleva progettare uno strumento che consentisse di prevedere e individuare la comparsa di un terremoto. Si mise al lavoro e produsse questa macchina da un'estetica strana. Questo sensore di terremoto somiglia a un vaso fissato a un ricettacolo e intricato da ornamenti strani. Questo strumento, molto più complesso di quanto sembra, contiene in superficie 8 draghi che hanno la testa girata verso il basso e che segnano le direzioni della bussola primaria. Davanti a ogni drago c'è seduto un rospo di bronzo. A ogni terremoto individuato, secondo la sua localizzazione, uno dei draghi spinge una pallina metallica direttamente nella bocca del rospo che gli fa fronte. Il rumore corrisponde a un segnale che allerta le persone presenti che un terremoto è accaduto in un raggio di più centinaia di chilometri. È ciò che è successo nell'anno 138. Mentre il sensore era piazzato nel palazzo reale, uno dei draghi aveva sputato la pallina in modo da avvisare che un terremoto è accaduto. E nonostante l'incredulità delle persone presenti, venne confermato qualche giorno dopo, grazie a un messaggero, che un terremoto era avvenuto nella regione occidentale di Long, cosa da aumentare l'ammirazione del pubblico verso Zhang Heng. Al giorno d'oggi i sismografi sono ovviamente molto più sviluppati, ma nessuno eguaglia in bellezza questa invenzione cinese. Tutti gli appassionati vichinghi conoscono le leggendarie spade Ulfberht. Queste lame terribili, ambite da tutti i guerrieri illustri, meritano il loro posto qui, perché superavano in qualità e in potenza tutte le altre spade del mondo medievale. I primi produttori di queste spade avevano avuto l'idea di importare acciaio dall'India o dalla Persia, in cui la qualità del materiale era incomparabilmente superiore. Il loro nome, Ulfberht, era sicuramente quello del fondatore del laboratorio in cui venivano costruite tali armi. Queste spade hanno talmente conquistato i guerrieri che le usavano che l'iscrizione Ulfberht era diventata una specie di marca prestigiosa. I re e i combattenti gloriosi desideravano questa spada come un ausiliare della loro grandezza. Tra l'altro solo quelli più fortunati potevano acquistarla. Costavano l'equivalente di un piccolo castello. Come per tutti gli oggetti rari e costosi, c'erano molte contraffazioni che circolavano in Europa, ma era facile per un guerriero confrontarle e individuare la spada finta. Le spade Ulfberht rimangono ad oggi circondate da leggende e senza dubbio non conosciamo ancora tutti i segreti che nasconde. A nord dell'India si trova una vecchia costruzione risalente al V secolo, il pilastro di ferro di Delhi. Questo pilastro, il quale misura più di 7 metri, affascina gli specialisti della metallurgia per due ragioni. La prima è quella che questa colonna metallica è composta al 99,72% di ferro puro, però una purezza tale di materiale è stata osservata solo in Occidente dopo la rivoluzione industriale. La seconda ragione è quella che questo pilastro resiste ammirevolmente alla corrosione e alla ruggine, eppure è situato in una regione molto soggetta alle piogge monsoniche. Secondo le analisi, questa impermeabilità si spiega con lo spesso strato di ferro, di ossigeno e idrogeno praticato apposta sul pilastro come un film protettivo. Gli scienziati sono impressionati. Secondo uno di loro, questo pilastro è una testimonianza vivente della competenza dei metalmeccanici dell'India antica. Ma questa colonna non ha soltanto subito i rigori del clima. Infatti, se la esaminiamo bene, osserviamo una crepa molto percettibile. Si tratta manifestamente dell'impatto di una palla di cannone. Gli storici si accordano nel pensare che un imperatore persiano aveva ordinato la sua demolizione nel 700 per ragioni religiose, prima di abbandonare l'idea. Questo pilastro continuerà sempre ad esercitare un fascino sugli scienziati e in particolare sugli archeologi, perché è uno dei rari monumenti precedenti all'islamizzazione della località. Un archeologo di nome William Koenig effettuava un giorno negli anni 30 degli scavi nella località di Kujut Rabu a Baghdad, in Iraq. Fece la scoperta di un oggetto curioso, un barattolo di argilla lungo una decina di centimetri, chiuso in alto da un tappo in bitume da cui eccedeva una barra di ferro. La composizione dell'oggetto ha stupito l'archeologo perché ai suoi occhi si trattava quasi in tutto e per tutto di una batteria elettrica rudimentale. Infatti la barra era contenuta in un cilindro di cuoio isolato alla base da un tampone in bitume. Per creare delle tensioni elettriche c'erano bisogno solo di due elementi, dei fili conduttori e un acido. Anche se le tensioni che produrrebbe un oggetto tale sarebbero molto deboli, si tratterebbe tuttavia della più antica batteria elettrica mai scoperta, visto che risale al III secolo d.C. Tuttavia, William Koenig ha contro di lui molti scienziati che respingono la sua ipotesi. Secondo questi ultimi, questo oggetto sarebbe semplicemente un vaso progettato per contenere e trasportare pergamene. La funzione di questa ceramica è ancora al giorno d'oggi discussa. In Cina, vicino alla città di Nanking, esiste un'antica cava di pietra di nome Cava di Yangshan. Venne sfruttata dai primi secoli dell'era cristiana ed è al giorno d'oggi un sito turistico e storico. Questa cava ha fornito un'immensa quantità di pietre destinate alla costruzione dei monumenti, ma se questo sito è al giorno d'oggi così famoso e visitato è a causa dell'immensa stele commemorativa che vi si trova. La costruzione di questa stele, che doveva misurare circa 70 metri di altezza, è stata abbandonata perché era materialmente impossibile che delle pietre così colossali potessero essere trasportate, riunite e
sistemate. Una delle stele cinesi più alte misura a confronto 17 metri. La cava di Yangshan, così come la stela incompleta, rimangono degne di ammirazione. Così finisce il nostro video, speriamo che ti sia piaciuto. Dici quale di queste invenzioni storiche ti affascina di più. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!